Buonasera e ben arrivati a C'è Posta per Te. Questa è la storia di un regalo. Partiamo da un filmato. Alcuni uomini sono molto affascinanti. Questo non faceva parte del piano. Senza dubbio siete il peggior pirata che si ricordi. Ma di me si ricordano almeno. Ho un appuntamento oltre il mio amato orizzonte. Johnny Depp! Studio bellissimo. Ok. Questi sono tutti parenti? Li hai portati da molto lontano. Ok, ci accomodiamo. Dove ti faccio sedere? Qua, qua. Dove giuro che sì. Grazie. Tu qua. Allora. Tanto grazie per essere qua. Piero, mi porti? No, grazie a te per avermi invitato. Non voglio farti chissà quante domande, quindi io ti faccio vedere degli oggetti e tu mi dici quello che vuoi. Puoi anche dirmi un sacco di balle, di bugie, perché tanto io non potrei contraddirti, quindi veramente sei totalmente libero. Ma mi devo spaventare? No. Posso vedere le mani? Vedi, è pieno di anelli che rappresentano qualcosa. Sì, ne ho un po'. Ok. Ecco, questo è un anello con un teschio. Che ti piacciono i teschi? C'è qualcosa rispetto ai teschi che ha avuto sempre un significato per me negli anni. Ed è anche un modo per ricordare che il momento è ora, è il momento di vivere e che il momento non è ieri, quindi non bisogna preoccuparsi del domani, ecco, siamo qui e pensiamo a questo. Se il teschio ti fa ricordare appunto che non siamo eterni, c'è qualcosa che però è abbastanza eterno, no? Che è la musica. La musica è eterna, o no? Sì, sì, assolutamente vero. Yeah. Io so che tu ami suonare la chitarra. So che ieri sera quando sei arrivato a Roma sei sceso dalla macchina con la chitarra in mano. Sì, è vero. Non posso viaggiare senza una chitarra. So che quando eri adolescente, avevi 16 anni, hai iniziato a suonare, hai formato una band. Ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 12 anni. 12. Da autodidatta Sì. Ok. A orecchio, ascoltavo la musica.
E questa è stata uno dei momenti di passaggio nella mia vita. Sapevo esattamente di stare per incontrare il mio primo amore, che era la chitarra. E la cosa mi ha salvato la vita. Questa è una Barbie. I know a lot about. Eh sì, di questo so molto. Cioè? Oh yeah. No, ma non intendevo farti una domanda molto privata. Mi hanno detto che ci giochi con da papà. Non è una domanda sulla tua vita privata, sentimentale. È una domanda sul papà. It's absolutely, absolutely hard fact. It's true. Sì, sì, è assolutamente vero quello che mi hai chiesto. Quando mia figlia voleva giocare alla Barbie, e quindi io ero lì con lei ed ero diventato anche bravo a giocare e ho cominciato a sperimentare i personaggi insieme a lei, quindi fare le voci, iniziava a parlare come Willy Wonka. Questa è la foto del tuo mito, che è Marlon Brando. Perché il mito? Credo che ciò che Marlon aveva e che ci ha donato come artista era qualcosa di unico. Ha rivoluzionato il modo di recitare, il comportamento dell'attore. E ho avuto la grande fortuna di incontrarlo nel 1994. Abbiamo fatto un film insieme e poi dopo ne abbiamo fatto ancora un paio che sono diventati abbastanza noti. È stato il mio migliore amico, mio padre, e forse un po' un complice nel crimine. Un mentore, un insegnante, tutto. Carino. Va bene, basta così, finito. Faccio entrare Rosa. Ciao. Accomodati. Rubo questo che serve a me. Allora, quando ho conosciuto Rosa, non erano tanti giorni fa, lei è arrivata nel mio ufficio, si è seduta davanti a me e ha iniziato a raccontare. E mi ha detto: io sono arrabbiata, arrabbiata con la vita, arrabbiata con chi la vita la dirige, perché mi ha portato via qualcosa che era mio, qualcosa che non è suo, qualcosa che deve tornare a me. Erano 17 anni che temevo una telefonata, continuavo a pensarci, pensando prima o poi arriverà quella telefonata, e il 15 gennaio del 2019 è una mattina quando suona il telefono. Quella mattina suona il telefono e io so che devo andare a rispondere, e a un certo punto rispondo. Ed esattamente così come mi ero immaginata per tanti anni, sento una voce. E sento che quella voce mi dice esattamente quello che pensavo mi potesse dire. E quella voce mi dice: lei è la moglie di Andrea? E io dico sì. Quella voce va avanti ed esattamente come avevo immaginato mi dice: deve venire in ospedale a Fiumicino perché suo marito è precipitato dalla scala mentre pitturava un palo della luce. Non sono voluta andare all'ospedale. Non sono neanche voluta andare ai funerali di mio marito. Non sono andata perché mi sono detta che prima o poi lui sarebbe tornato. E quindi se forse io non l'avessi visto, questa possibilità era ancora più forte. Io non me lo meritavo, lui non se lo meritava. Eravamo arrivati a un punto della vita dove i figli erano cresciuti e dove finalmente noi potevamo permetterci di fare i fidanzatini. E invece adesso la vita che ho non è la vita che voglio. La vita che voglio è quella di prima,
e qualcuno questa vita me la dovrebbe ridare. Lui lavorava in trasferta, stava via sempre 15 giorni e il motivo per cui io scelgo di non andare appunto né in ospedale né al funerale è proprio questo, perché almeno per 13 giorni riesco a dormire pensando che prima o poi arriva sabato, la porta si apre e lui rientra, e questo non succede. Voglio venire a C'è posta per te per i miei figli. I miei figli sono l'unica cosa bella che mi è rimasta. Voglio fargli una sorpresa e sicuramente quando vedono Johnny Depp rimangono sorpresi, perché certamente non se lo possono aspettare. E voglio, attraverso lui, attraverso questa sorpresa, riuscire a chiedere perdono. Perdono perché sono stata un po' egoista nel mio dolore, perché quando Andrea è morto, io per 4 giorni non ho voluto vedere nessuno e per quei 4 giorni non ho voluto vedere neanche loro. Ho scelto di non vedere nessuno perché io volevo star con lui. Mi sono dimenticato in quel momento, per 4 giorni, che non era morto soltanto mio marito, era morto anche il padre dei miei figli e non li ho voluti vedere. Non sono più la donna che ero prima e non sono più la mamma che ero prima. Voglio provare a tornare ad essere quella che ero, farò fatica, ma voglio provarci. Mi ha detto anche che lei aveva un sogno, ma soprattutto era il sogno suo e di Andrea, e il sogno era quello di vedere Emanuele diventare barbiere e Rosalba, a cui piace tanto leggere, riuscire a laurearsi. Mi ha detto: non so se riuscirò a realizzare questi sogni, perché quando muore qualcuno, dopo il funerale, quando passano 3 giorni, finisce tutto il via vai dei parenti e degli amici, si chiude la porta e rimani tu. Quando si è chiusa la porta siamo rimasti noi tre, e siamo noi tre. E mio marito era l'unico che lavorava, quindi non so se riuscirò a realizzare questi sogni, certamente ci proverò e questa è la promessa che vorrei fargli. Adesso vediamo il momento della consegna della posta. Ciao Maria, sono a Qualiano, in provincia di Napoli, e vado a consegnare i tuoi inviti a Rosalba ed Emanuele. Via! Buongiorno, sono Gianfranco, il postino di C'è posta per te. Stavo cercando Rosalba ed Emanuele. Rosalba, sono io, mi fate presente. Io ho un invito per voi da parte della signora Maria De Filippi. Oh. Io so che siete fratello e sorella. Sì. So che festeggiate il compleanno lo stesso giorno. Lo stesso giorno, sì. Allora siete voi. Questo è per te, Rosalba. Grazie. Questo è per te, Emanuele. Noi alla fine di ogni consegna diciamo sempre una cosa. C'è posta per te. Ti devo far mettere lì. Oggi, Gianfranco. Sì, Maria. Emanuele e Rosalba hanno accettato l'invito. Emanuele e Rosalba hanno accettato l'invito e sono qui con noi. Prego. Ciao. Ciao. Ciao Maria. Prego. Emanuele, sei agitato? Un po'. Un po' tanto? Anche tu non scherzi, eh? No. Agitato. Agitato. Vediamo chi vi ha mandato a chiamare. Dall'altra parte c'è silenzio. Poi mi dite se avete voglia di ascoltare. Ok. Apro. Sì. Apriamo la busta. La possiamo far parlare, mamma? Sì, sì. Può? Sì, certo. Sì. Ok. Prego. Ciao, amori miei. Mamma vi vuole un mondo di bene. Come sapete, prima c'era solo l'amore. Poi papà, piano piano, con i suoi sacrifici, il suo lavoro,
non ci ha fatto mancare mai niente. Adesso papà è diventato l'angelo migliore, è nostro, il nostro. Vi chiedo scusa, perché all'inizio vedevo solo il mio dolore e non il vostro. Però oggi vi faccio delle promesse. Ho passato gli ultimi 17 anni della nostra vita con un pensiero fisso, un'angoscia nascosta ma sempre presente, che un giorno avrebbe squillato il telefono e avrei ricevuto una brutta notizia. Vostro papà faceva un lavoro pericoloso ma ben pagato e ogni volta che partiva per raggiungere i tralicci di alta tensione di tutta Italia e saliva a 30 metri d'altezza, io mi agitavo sempre. Ma lui era così orgoglioso di tutto quello che riusciva a darvi grazie a quei soldi guadagnati onestamente che non glielo dicevo. Papà aveva il sogno di vederti laureata in arte, Rosalba mia, e il desiderio di saperti barbiere, professionista, mamma. E poi tanti progetti per me e per lui, che era il mio amore, l'anima mia, il senso del mio respiro. Quando c'era lui, tutto era speciale. Il Natale, per esempio, ve lo ricordate quanto era bello? Preparavamo l'albero noi tre da soli, e quando papà rientrava dai 15 giorni fuori, lo accendevamo tutti insieme. E poi lui correva subito a comprare i regali da metterci sotto. Però siccome eravamo curiosi, finiva sempre che li aprivamo prima. Di certo, gli ultimi 17 anni della nostra vita sono stati bellissimi. Vostro padre non ci faceva mancare niente, dai mille baci e tanti giochi, dal solletico sul letto, ai kinder regalati a sorpresa. Ci viziava, ci coccolava, ci proteggeva e ci adorava. Ci dava tutto, talmente tutto, che anche la sua vita ha sacrificato per noi, diventando il nostro angelo a soli 47 anni. Non ci si crede che non tornerà più il venerdì da noi a tagliare il melone a fettine ben messe o a saltare in padella lo spaghetto bello al dente ai frutti di mare. Non ci si crede che nelle foto di famiglia d'ora in poi non spunterà più il suo sorriso. Non ci si crede. Ero angosciata all'idea che un giorno avrebbe suonato il telefono con una brutta notizia. Per 17 anni l'ho tenuto quel telefono, poi il 15 gennaio 2019 è squillato. Yeah, I wanted to play it up, but I could do it. Quel biglietto di solito sta appeso sul nostro frigorifero. L'hai scritto tu, Rosalba, è per papà. Sei tu quel sole che fa crescere gli alberi, sei tu la luna che addormenta tutti gli angeli. E non potevi trovare parole migliori. Papà era il sole e la luna insieme, la forza e l'amore sempre. E grazie a lui, la nostra famiglia, ha vissuto in armonia per anni, come fanno i pianeti tra le stelle. Anche se non sono sempre state notti stellate le nostre. Come ogni universo familiare, anche noi abbiamo attraversato momenti di buio, giorni di grande freddo. Quando mi sono innamorata di Andrea, lui era mal visto da mio padre perché veniva da una famiglia scapestrata di 7 figli. Ma io sono andata contro tutto e tutti e me lo sono sposato lo stesso, per poi scoprire poco dopo che portavo in grembo la bimba più dolce del mondo. In quel periodo avevamo tanto amore, ma nulla da mettere sotto i denti. Eravamo poveri, ma così poveri, che lui a un certo punto, per darvi da mangiare e pagare la piccola casa con un solo lettone per tutte e quattro, ha sbandato per qualche tempo e poi ha persino pagato le sue colpe. E non ve ne ha fatto segreto, perché ha sempre voluto insegnarvi il valore delle cose giuste e dell'onestà. Poi ha trovato quel lavoro di cui andava tanto orgoglioso. Un mestiere strano ma troppo pericoloso. Tornava solo 2 fine settimana al mese, ma sempre con un regalino per voi e con la premura di spegnere subito il cellulare per dedicarsi alla sua famiglia
che amava oltre ogni cosa. Straordinario uomo, padre perfetto, marito ideale, miglior amico. Impossibile rinunciare a tanto. Così è andato via lui, mi sono spenta anch'io. E il vostro universo è finito nel buio più totale. Ma stasera sono qui per chiedervi perdono, per non essere stata capace di reagire e darvi la stessa forza e la stessa luce che papà dava a voi. La vita ha immerso i vostri cuori nel dolore, portando via papà, e io non sono stata capace di curarvi. Ci sono tante, troppe cose che ho smesso di fare da quando siamo rimasti soli. Prima non scendevo nemmeno a prendere il pane, senza essere ben vestita e un po' truccata. Adesso non mi importa niente. Prima cucinavo per voi il primo, secondo e dolce. Oggi faccio solo cose sbrigative, come un panino imbottito, o i maccheroni con la panna. Prima, quando avevi un esame da fare, Rosalba, ti stavo dietro e ti davo coraggio. Oggi sei tu che lo dai a me. La scorsa estate non sono venuta con voi nemmeno una volta in piscina o in pizzeria, cosa che facevamo sempre insieme. Ogni tanto vi accompagno al centro commerciale, vero, ma mi rendo conto che per voi è come essere a braccetto di un fantasma. E poi spesso mi alzo con un umore nero e non vi do retta, o peggio ancora, vi rispondo male. E tutto questo voi non lo meritate. Ma ho finalmente deciso che devo reagire. Perché ho i figli migliori che potessi desiderare ed è imperdonabile come mi sono comportato in questi mesi. Quando la sera tu, Manu, sali sul divano e accarezzi il viso di tuo padre che sta lì, appeso in una foto, e gli parli a bassa voce, mi ci stringe il cuore. Quando tu, Rosalba, vai al cimitero a portare un fiore a papà, non è giusto che tu ci vada da sola. Voglio farmi forte e venire con te. Ho un blocco che devo superare. Il giorno che è arrivata la telefonata a casa non ce l'ho fatta nemmeno a correre a Fiumicino, dove era successo il fatto, e ci ho mandato i miei fratelli. Nemmeno al funerale sono riuscita ad andare, chiedendo a te, figlia mia, di restarmi accanto. Chissà se mi potrai mai perdonare. Ti ho anche tolto l'ultimo saluto al tuo eroe. La verità è che per me papà sta ancora a casa con noi, nella maglietta che ancora stringo, quando mi infilo nel letto la sera, tra le pentole della cucina che lui usava per farci i suoi manicheretti, nel cellulare che conservo e riaccendo ogni tanto. Andrea non c'è, eppure c'è, e io sono parecchio arrabbiata col destino, perché questo scherzo non me lo doveva fare, era il nostro momento, lo dico sempre, e portarselo via è stato come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. E se da una parte, anche passando per pazza, io supplico il destino che mi ridia mio Andrea, dall'altra non voglio fare lo stesso scherzo a voi. Non posso lasciarmi andare sotto i vostri occhi e non devo spegnermi anch'io. Questa sera voglio promettervi che tornerò, che ce la farò a prendervi per mano e accompagnarvi sempre. Lo devo a lui e soprattutto lo devo a voi. Tutti questi mesi, se io vi ho dato il peggio di me, voi mi avete dato il meglio di voi. Tu, Rosalba, fai tutto in casa. Anche prima mi aiutavi, ma adesso molto di più. Ti occupi di tutto e fai misteri più pesanti. Emanuele, se prima ti chiamavo al telefono ed eri con gli amici, magari lasciavi correre e mi facevi aspettare. Adesso guai. Adesso sei tu che, se non rispondi al cellulare per più di 10 secondi, ti preoccupi perché hai il terrore che mi possa succedere qualcosa. Ma devi stare tranquillo, amore di mamma, io non vi lascerò mai. Siete la mia gioia e siete bellissimi. E non perché siete figli miei, ma perché entrambi avete il meglio di vostro padre. Mi piace che tu, Rosalba, ti fai vanto quando ti dicono che assomigli tanto a lui. Dici sempre che è un onore per te. Il babbo non esprimeva tanto a parole il bene che ti voleva, ma lo faceva capire con gesti carini. E tu, Rosy, sei uguale.
A volte sul divano o mentre siamo in cucina tu mi stringi il mignolo con il tuo. E quello lo so, che è il tuo modo di dirmi che mi ami. E tu, Manu, mi fai ridere e piangere insieme quando ti guardo, perché sei spiccicato a lui nel modo di muovere le mani e anche nel tono di voce. Lo so che quando vedete un bassotto per strada vorreste fotografarlo per mandarlo a papà. O se dovete scegliere anche solo un paio di calze da comprare vorreste chiedere il suo parere. Ma so anche che avete trovato un modo, ognuno il proprio, per comunicare con lui. Ora sta a me trovare un modo per essere di nuovo la vostra mamma, dalla M maiuscola, a partire dalle sorpresine, piccole e grandi, che cercherò di non farvi mancare mai, d'ora in poi. E siccome siete due ragazzi proprio speciali, partirei da una sorpresa altrettanto speciale, che a ben pensarci non ci credo nemmeno io che stia per succedere. Guardate davanti a voi. Ok, stai guardando Manu? Sì, sì. Ok. Che dovrebbero brillarvi gli occhi. Proviamo. Mi ha molto emozionato la vostra storia. E da tutto quello che ho sentito. Sono rimasto profondamente toccato vedendo anche tutte le persone che ci sono qui. E voi siete due persone molto speciali, coraggiose. E anche vostra madre lo è. So che avete perso il sole, la luna, la luce della vostra vita, ma tutto ciò che lui vi ha donato ve lo continua a dare, perché è ancora con noi, è ancora qui con voi ed è ancora con vostra madre e non se ne andrà mai. Questi sono per voi. A volte nella mia vita sono stato molto fortunato e anche ho avuto dei momenti molto difficili in cui le persone mi sono state vicino, mi hanno aiutato a superare questi momenti. Mi hanno dato dei piccoli oggetti che hanno significato molto per me, perché mi facevano capire che se mi sentivo debole, se mi sentivo triste, sapevo che c'era un esercito di persone pronto a supportarmi. E se avete una famiglia, avete un esercito dietro di voi. So che tu vuoi fare il barbiere. Molto bene. Mentre tu sei più portata verso l'arte. Adesso chiamo il postino allora. Ecco qua. Abbiamo qualcosa per te. E qui dentro ci sono tutti gli strumenti. E qui c'è una personalizzazione.
Hermano da Johnny Depp. And then you have dreams. So che hai dei sogni, che tua madre ha dei sogni per te, dei desideri, e con questo spero di contribuire a farli avverare. Ma ti sta bene. Borsa di stupo. Devo dire a Manuele che ti hai iscritto a un corso da barbiere, eh? No, non te l'ha detto, ma sei iscritto, sì, sappi. Sì. Vuoi dire un'ultima cosa, no? Vai. Mamma vi vuole un mondo di bene. Tanto. Rosa, devi fargli una domanda. Perché la liturgia della trasmissione vuole che loro dicano sì o no. Se tu dici ti voglio bene, Allora i sogni non li abbiamo realizzati, giusto? Ok. Che starete sempre vicino a me e io ogni vostra scelta che fate io sto con voi. E vi chiedo scusa. Perché mamma, quando è capitato ho pensato più a me che a voi. Vi chiedo scusa. Posso aprire? Sì. Allora, questa borsa di studio fino alla tua laurea, devi onorare la borsa di studio, devi studiare però, eh? Sì. Devi onorarle le borse di studio, promesso? Promesso. Promesso. Tu, mi raccomando, sì, sì. Impara, eh? Posso salutarvi? Certo, un fan scatenato. Grazie Maria di tutto, grazie. Grazie di essere stato qua. Johnny Depp.